Terminerà domenica prossima 9 giugno con le relative premiazioni la quarta edizione della manifestazione Villa in Fiore, vero e proprio concorso tra vivaisti e fioristi che servirà ad addobbare nel modo migliore possibile le aiuole della Villa Comunale e non solo, anche e soprattutto con riferimento al tema scelto per quest'anno, il 950enario della promulgazione degli ordinamenti Maris. Il sindaco Gigi Iserbato, l'assessore ai lavori pubblici Giacomo Ceci e il direttore dei giardini Giuseppe Merra, presentando alla stampa l'evento, ne hanno posto in risalto le peculiarità. Per la prima volta Villa in Fiore uscirà dal contesto della Villa Comunale e si sposterà in Piazza della Repubblica, e questo penso che sia un evento storico e sia la migliore risposta alle tante critiche, anche alcune giuste, di degrado di quella che è una piazza bellissima, la principale piazza della nostra città. In questa occasione, dato che noi abbiamo avuto quest'anno la ricorrenza dei 950 anni dell'ordinamento Amaris, abbiamo cercato insieme al direttore, al sindaco, di trovare un filo conduttore, diciamo, per quanto riguarda queste esposizioni, tant'è vero che abbiamo dato questo soggetto per poter poi partire, dare uno spunto, diciamo, per queste aiuole da adornare all'interno, diciamo, della villa. Questo contesto lo stiamo portando anche fuori, come diceva il sindaco poc'anzi, quindi anche nella Piazza della Repubblica, che diventa una sfida a questo punto, se, per come, diciamo, verranno tenute poi, grazie al senso civico, soprattutto al senso civico dei cittadini. Su 5 aiuole sono stati impiantati prati, mentre su tutte le altre aiuole sono state impiantate delle essenze arboree, però con una differenza, che sono essenze arboree perenni, quindi l'amministrazione negli anni a venire non dovrebbe più consumare soldi, perché essendo essenze perenni non daranno sempre la loro fioritura al periodo giusto. Ecco, le aiuole di Piazza Repubblica sono un test di civiltà che noi vogliamo affrontare e vogliamo vincere, perché lo dicevamo proprio stamattina alle 8, a inizio mattinata, perché se i possessori dei cani, ai quali ovviamente noi siamo sempre legatissimi, dovessero consentire che con un bel balzo gli stessi vadano a lasciare le loro deiezioni nelle aiuole che sono state già sistemate e lo saranno nei giorni ancora successivi, questo ovviamente ci creerebbe dei problemi. O se dovessero esserci degli atti comunque di vandalismo, questa sarebbe un'offesa grave nei confronti della città tutta. Una città che molto faticosamente sta cercando di rialzarsi e sta cercando di vincere tutte le sfide alle quali sono chiamato.